compagnia di Emanuele Pezzoli, attore e regista di questa opera Ocean Terminal di Pier Giorgio Welby, una trasposizione teatrale. L'abbiamo in qualche modo ricordata, e nel ricordare i vari livelli di narrazione di questa opera, c'è un livello biografico, un livello un po' onirico, poi ci sta il rapporto con le donne, ci sta la malattia, ci sta l'infanzia, c'è anche l'attualità, la politica. Ecco, quasi a Emanuele è venuta in mente l'idea che si possano fare vari spettacoli proprio su questo stesso testo. Sì, beh, noi abbiamo appunto col teatro abbiamo cercato di privilegiare tutto l'aspetto privato di Pier Giorgio Welby, quindi abbiamo cercato di levare l'aspetto politico e militante. Beh, lui era appunto, faceva parte dell'associazione Luca Coscioni, era con i radicali. Abbiamo appunto con lo spettacolo privilegiato questa parte privata. Però rileggendo adesso il romanzo a distanza di tanto tempo, mi sono accorto che ci sono quello che vorrei tanto poter rimettere in scena è un altro Pier Giorgio Welby, che è Pier Giorgio Welby intellettuale e poeta, perché il libro è pieno di momenti altissimi di letteratura con delle immagini poetiche eccezionali. D'altra parte lui era un pittore, e un pittore lavora per immagini, e questo ci fa capire che aveva la capacità di creare metafore, di creare delle immagini potentissime, di volare con la mente, e quindi c'è quell'aspetto lì di Pier Giorgio Welby che mi piacerebbe poter realizzare in un'altra forma, magari a più voci, non più solo come in forma di monologo. E in questo caso utilizzerei addirittura i colori e le immagini di Pier Giorgio, le sue immagini, i suoi quadri, le sue fotografie. Quello sarebbe interessante. E grazie a Emanuele Pezzoli, ovviamente attendiamo che germogli questa idea, e saremo presenti. Grazie ancora.